Ciao, sai cosa c'è qui dentro? Degli strumenti per smontare pregiudizi e discriminazioni e costruire nuovi modi di comprendere noi stessi e gli altri. Ad esempio, lo sapevi che non esiste una sola identità, ma una pluralità di identità? Le identità si costruiscono attraverso il modo in cui le persone si percepiscono e percepiscono gli altri, a seconda del complesso rapporto tra elementi fisici, comportamentali e socioculturali. Una componente importante nell'autodefinizione di sé e del rapporto con gli altri è l'identità sessuale, che è definita da quattro fattori: sesso biologico, orientamento sessuale, identità di genere, ruolo di genere. Sesso biologico si riferisce alle caratteristiche genetiche, ormonali, anatomiche e fisiche sulla cui base alla nascita si è dichiarati femmine o maschi. È caratterizzato quindi dai cromosomi sessuali, dai caratteri sessuali primari e dai caratteri sessuali secondari. Identità di genere. È il senso intimo e soggettivo di appartenenza a un sesso e non all'altro. È un tratto della personalità di un individuo che viene fissato già intorno ai 3 anni di età. Non è necessariamente congruente al sesso assegnato alla nascita. Ruolo di genere. È l'insieme di comportamenti, attitudini e modalità di presentazione sociale riconosciuto nell'ambito di uno specifico contesto storico-culturale come tipicamente maschile o femminile. Riflette gli stereotipi condivisi sul modo di comportarsi, di vestirsi e usare accessori, sui tratti della personalità, sul modo di esprimersi verbalmente e sul tipo di interessi coltivati. Orientamento sessuale. La direzione della sessualità e dell'affettività verso le altre persone. Si definisce orientamento omosessuale quando si è attratti da persone dello stesso sesso, orientamento eterosessuale quando l'attrazione è rivolta verso persone di sesso diverso, orientamento bisessuale nel caso in cui si sia attratti da entrambi i sessi. L'orientamento sessuale comprende l'attrazione erotica e affettiva, l'innamoramento, i desideri e le fantasie. Inoltre, al contrario dell'identità di genere, l'orientamento sessuale è fluido e può cambiare nel tempo. LGBTQIA. Le prime 3 lettere della sigla LGBTQIA si riferiscono all'ambito dell'orientamento sessuale. L, lesbica, termine usato per indicare una donna sentimentalmente e fisicamente attratta da altre donne. G, gay, termine usato per indicare un uomo sentimentalmente e fisicamente attratto da un altro uomo. B, bisessuale, un orientamento sessuale per il quale una persona è attratta sessualmente e sentimentalmente sia da maschi che da femmine. T, transessuale o transgender. Sta a indicare le persone che hanno un'identità di genere diversa dal sesso biologico, anche nei casi in cui le persone non ricorrano a terapie ormonali o a interventi chirurgici. Il termine queer non indica di fatto nessuna identità di genere, ma una critica alle identità. Una persona che si definisce queer di fatto non si identifica in nessun genere preciso o non accetta tale classificazione. I. Intersessuale. Indica chi possiede caratteristiche fisiche di entrambi i sessi. Molti bambini nascono con caratteristiche sia maschili che femminili e spesso subiscono un intervento chirurgico che definisce arbitrariamente il loro sesso, nel tentativo di normalizzarli, ma creando di fatto gravi problemi sia fisici che psicologici. A. Asessuale. Indica una persona che non prova interesse per il sesso e che ha relazioni solo di sentimenti e attrazione mentale. Ci sono poi gli alleati, ovvero persone che sostengono la parità degli LGBTQIA.